Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi andiamo a realizzare una ricetta utilizzando il nostro baccalà l'uomo tor pronto da cuocere. Andiamo a realizzare un baccalà in umido partendo da una base di pomodorino vesuviano, cappero di Pantelleria e oliva taggiasca. Quindi, per prima cosa andiamo a incidere i pomodorini in questa maniera, per poi andarli a sbollentare 30-40 secondi in acqua bollente e poi acqua e ghiaccio. Una volta raffreddati, andiamo a togliere la buccia dei nostri pomodorini in questa maniera. Per incominciare andiamo a mettere in padella un filo d'olio extravergine, schiacciamo una testa d'aglio e la mettiamo a rosolare, vai, e intanto tagliamo i nostri pomodorini in quattro. Una volta soffritto bene l'aglio, aggiungiamo il pomodoro in padella e iniziamo a preparare il nostro guazzetto dove andremo a cucinare il baccalà. Andiamo a salare con il nostro sale ai corni, aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua, nel frattempo che prende bollore andiamo ad aggiungere i nostri capperi di Chiaramonte e due olive taggiasche. Facciamo cucinare per 5-6 minuti, dopodiché andremo ad aggiungere i nostri tranci di baccalà. Trascorsi i primi 6-10 minuti, la nostra salsa si sarà addensata, il pomodoro cotto, andiamo ad aprire le due buste e ad adagiarle all'interno insieme a un paio di semi di peperoncino pili pili del Madagascar. Apriamo la nostra busta, andiamo a prendere il nostro trancio di baccalà e lo andiamo ad adagiare nella salsa. A questo punto spegniamo il fuoco e andiamo a chiudere con un coperchio. Lasceremo riposare il nostro baccalà nella padella per circa 6-8 minuti e poi andremo a controllare la cottura. Sono trascorsi 6-7 minuti, andiamo ad aprire la nostra padella e a controllare la cottura del baccalà. Come vedete ha iniziato a sfogliarsi, ciò significa che la cottura è arrivata al punto, non ci resterà che scaldare leggermente la salsa e servire il nostro baccalà in umido. Una volta che la salsa avrà preso bollore andremo ad impiattare. La salsa ha preso bollore, quindi spegniamo il fuoco, andiamo a spostare il nostro trancio di baccalà al centro del piatto. Andiamo a coprire con i nostri pomodorini, olive, capperi e andiamo a chiudere con un filo d'olio crudo di Centumbre DOP, un pizzico di sale cornish e una spolverata di pesto in polvere. Ed ecco a voi il nostro baccalà in umido.